Buonasera e bentrovati. Noi siamo contentissimi e un po' emozionati di essere qua in presenza a fare le cose che più ci piace fare nella vita, ovvero parlare di musica, ma soprattutto suonare. E dobbiamo ringraziare per questo spazio magnifico che ci ospita stasera, il Teatro Verdi di Pordenone. Stasera sono doppiamente contento perché parliamo di Beethoven, parleremo di un'opera particolarmente significativa del periodo giovanile della produzione beethoveniana, che è il Concerto per a 15 in Do maggiore. E per fare questo io ho invitato un attempato pianista di 14 anni, un mio carissimo studente e amico, Antonio Alessandri, che invito a venire sul palcoscenico. Eccoci, allora, concerto Opera 15, giusto? Sì. Allora, intanto partiamo dai dati di sostanza che tutti più o meno conoscono. Questo è catalogato come primo concerto. Sappiamo invece che questo è il terzo tentativo di Beethoven nella forma per pianoforte orchestra. Il primo concerto in mi bemolle maggiore l'ha scritto più o meno alla tua età. Non so quanti concerti per pianoforte orchestra tu hai già prodotto, ma avremo modo. E questo primo concerto Beethoven non l'ha reputato degno di essere stampato ed è stato editato poi alla fine dell'Ottocento. Nel 1794 Beethoven esordisce come pianista anche sulla scena viennese con il concerto opera 19, che è il concerto in si bemolle maggiore, che è probabilmente quello più legato agli stilemi mozartiani, e un anno dopo compone il primo concerto, che poi è una gestazione lunga perché in realtà viene a compimento nel 1798. Poi quando nel 1801 decidono di pubblicare questi concerti, Beethoven, proprio forse perché reputava il primo concerto più importante rispetto al secondo più significativo, pubblica prima il concerto in Do maggiore, quindi abbiamo come numero di catalogo scambiati i due concerti che sono scritti in ordine cronologico, dunque opposto. Questo è un concerto, abbiamo detto, scritto, quantomeno iniziato nel 1795, che è un anno importantissimo per Beethoven, è l'anno in cui Beethoven dà alle stampe l'opera 1 e l'opera 2, i trio opera 1 e le sonate opera 2. E già questo è un dato peculiare, perché Beethoven allora aveva 25 anni. Voi pensate che i suoi quasi contemporanei, Haydn e Beethoven, avevano già a questa età alle spalle un catalogo molto, molto consistente. E questo significa che in qualche modo Beethoven viene alla luce editoriale, nasce come compositore pubblico, come un compositore già formato, con delle caratteristiche già assolutamente personali e peculiari. E questo lo vedremo anche nel concerto che adesso andremo ad ascoltare. La struttura del concerto è piuttosto classica, l'impostazione anche del rapporto fra il pianoforte e orchestra è chiaramente mutuata dai concerti mozartiani, che erano stati l'apogeo di questa forma, l'equilibrio fra l'orchestra e il pianoforte, la struttura ha raggiunto la perfezione con Mozart. Beethoven si aggancia a questo modello, ma già è estremamente personale. Possiamo far sentire, per esempio, secondo me, già l'ingresso del pianoforte, che è piuttosto mozartiano nell'idea. Noi sappiamo che molto spesso il solista nei concerti di Mozart non entra enunciando il tema che è stato il primo tema che è stato esposto dall'orchestra, ma con una sorta di improvvisazione. Allora sentiamo come entra il pianoforte. Allora, il primo tema, come enunciato dall'orchestra, è questo. Allora, tema caratterizzato da questo salto d'ottava ascendente, così beethoveniano, se vogliamo, già volitivo, però con un carattere inizialmente galante, non particolarmente guerresco, eccetera. Il pianoforte entra con questa improvvisazione. Vorrei far notare e magari sottolineare ancora maggiormente nella tua esecuzione il fatto che l'orchestra
parte in modo tetico, ovvero parte sul battere. E poi... Mentre il pianoforte parte con un levare. Allora questo levare, secondo me, potrebbe essere ancora più sottolineato, come se questo... Poi ancora. Lo stesso levare e abbiamo questa cosa di cui noi parliamo tanto spesso quando discutiamo di musica, questa cosa dialogica. Ai suoi predecessori Mozart e Haydn, intensifica e amplia questo rapporto tra tensione e rilassamento e di conseguenza anche della dialettica. Si può benissimamente sentire anche dall'inizio, dall'ingresso del pianoforte, la domanda. A cui segue una risposta. Assolutamente, quindi, assolutamente. Sì, e questa formula la troveremo in diversi punti di questo concerto. Certo, sì, sì, è proprio una caratteristica di questo concerto, non solo tra pianoforte solo, ma anche molta dialettica tra pianoforte e orchestra. Allora, quando suoniamo noi dobbiamo sempre pensare a dire come stai? Sto bene, grazie, e non suonare come stai e rispondere come stai, perché questo è un dialogo poco interessante. Ok. Allora, proviamo a sottolineare un po' questo levare, che poi diventa un levare ancora più complesso. E poi lancia il concerto un super levare. Ok, allora proviamo a sottolineare meglio queste cose. La domanda e la risposta e la differenza appunto che abbiamo rispetto all'orchestra di questo piccolo levare così importante. Splendido. Benissimo, bravo. Abbiamo la ripresa del tema orchestrale di questo salto d'ottava ascendente, però con un carattere totalmente diverso. Ora è assertivo, quasi un tema di guerra, no? Quasi un tema di battaglia, no? L'orchestra è così. E risponde il pianoforte con una formula pianistica davvero nuova, davvero inusuale. Mozart e Haydn forse questo tipo di scrittura pianistica non l'avrebbero usato in modo così sistematico. E a questo possiamo agganciarci un po' proprio al discorso che facevamo prima, ovvero questi anni di formazione beethoveniana in cui appunto fino al 1795 non c'è niente di editato, ma c'è tanto lavoro, c'è tanto studio. Ci sono questi straordinari quaderni di esercizi in cui Beethoven annotava centinaia di formule pianistiche e di esperimenti timbrici che lo aiutavano a crescere nell'idea di suono che lui voleva e che cresceva tra l'altro con un pianoforte che stava evolvendo in modo straordinario in quegli anni. Allora, proviamo, fammi sentire una di queste formule, questa soprattutto. Fai sentire solamente la mano sinistra, tanto per far capire un tipo di accompagnamento che, per esempio, Mozart probabilmente non avrebbe mai scritto in questo modo. Vedete che ha bisogno anche di una disposizione tecnica particolare, di un uso del polso che, per esempio, i clavicembalisti e poi i clavicordisti e poi comunque i primi fortepianisti non usavano, avevano una tecnica quasi esclusivamente digitale. Nel pianismo di Beethoven l'uso del polso è quasi indispensabile e fin dall'inizio, fin dal primo concerto, fin da queste formule. E l'altra cosa che mi piace tanto è questo primo accenno di turcheria. E poi, come se avessimo dei campanelli, no? Come spesso in Mozart e in Haydn abbiamo trovato, e che poi ritroviamo nel terzo movimento, giusto? Mi fai sentire le turcherie del terzo movimento? Sì, sì, straordinario. Ok, proviamo ad andare da... quasi metallico. Bravo.
ancora vocale. Senti come cambia il carattere subito, con questi salti d'ottava. Noi avevamo un salto d'ottava all'inizio del tema e già in questo divertimento lui usa la stessa formula. Ok? Ma il genio beethoveniano è usare un elemento così semplice e modificarlo in modo così radicale dal punto di vista espressivo. Allora, suoniamo veramente come un grande cantante. Sai, un cantante per fare un intervallo d'ottava fa uno sforzo che noi pianisti non dobbiamo fare. Allora, diamo un po'. Prego. E senti l'orchestra? Senti l'orchestra? Sempre salto d'ottava. Sì. Legatissimo. Ok, e anche qua mi sembra interessante, Antonio, che noi seguiamo ancora con più attenzione quello che fa l'orchestra. Tu fai molto bene il passaggio da sol maggiore a sol minore, però poi quando c'è questo inspessimento orchestrale, probabilmente anche tu puoi suonare con più vibrato, con più intenzione, un poco più vivo rispetto a questa cosa così fragile che abbiamo precedentemente. Sì. Riproviamo? Ti va? Sì. Fa. E adesso vibrato. E sai, facciamo notare al nostro pubblico quello che noi abbiamo già scoperto, che il punto più espressivo di questo inizio è mi bemolle maggiore, che è una tonalità intorno al quale questo concerto, in qualche modo, il concerto di do maggiore, continua a tornare. Sì. Noi sappiamo, certo, che ci sono punti molto importanti, l'inizio dello sviluppo, della parte, sì, del pianoforte nello sviluppo, un punto assolutamente straordinario nella cadenza, e poi faremo sentire anche qualcosa del secondo tema. Sì. Ok, allora, proseguiamo e facciamo sentire un'altra di queste formule speciali pianistiche beethoveniana, questa che segue. Ok, mi suoni una volta solamente la formula nella destra e nella sinistra per mostrare esattamente questa cosa che presuppone per, sì, forza la rotazione del polso, per, sì, esempio. Scusami, ti ho messo io in difficoltà. E queste sono tutte formule che Beethoven aveva studiato in questo periodo di apprendistato e che poi diventano ancora più importanti in questo concerto opera 15 rispetto al concerto opera 19, anche in relazione al fatto che Beethoven ha pubblicato questa sonata opera 2, di cui la terza, quella in do maggiore, è uno straordinario catalogo di invenzioni pianistiche nuove, veramente nuove. Queste sono le caratteristiche in cui noi riconosciamo il Beethoven successivo, non tanto ancora nella struttura o nella qualità tematica, eccetera, ma nella scrittura pianistica e nel divertimento, questo tipico beethoveniano dello spostare gli accenti, del divertirsi, dopo ne vedremo delle belle in questo senso. Ok, risuona questa parte perché anche il punto successivo come scrittura, sì, è interessante. Sì, guardate, sì, le mani del nostro pianista, suonalo con entrambe le mani. Secondo tema. Mostra l'accompagnamento della mano sinistra a questo secondo tema. Allora, voi sapete cos'è il basso albertino oppure un basso normale, no? È questa cosa, questa formula che tutti i compositori classici hanno usato. Beethoven già inizia a modificarla e a renderla personale. Fai sentire. Avete presente
in quei gruppi rock in cui ci sono, non so, quei gruppi italiani in cui il bassista fa primo, quarto, quinto, quinto, primo. Ecco, questo era il modello precedente. Beethoven è Jaco Pastorius, è uno che col basso fa delle cose straordinarie e rende super interessante anche un'idea tematica che in fondo non è così, così inventiva. La cosa interessante di questo secondo tema è di come Beethoven lo presenta inizialmente nell'orchestra, lo presenta in mi bemolle maggiore. Sì. Sentite. Fa minore. Sol minore. È come un viaggio fra le ombre, è un secondo tema così fragile, così misterioso in qualche modo, quasi schubertiano se vogliamo. Il pianoforte lo presenta in una forma maggiore, molto più. Totalmente diversa, annunciato da che cosa? Da uno straordinario levare. Sì. Fa sentire. Esatto. Faccio io la sinistra se vuoi. Ok, ok, splendido. E molto interessante anche come finisce questo secondo tema. Possiamo farsi, suoniamolo una volta tutto quanto. Sottolinea la sinistra, per favore, fammi sentire. Grazie. Orchestra. Modulazione a cosa? A mi bemolle maggiore, come al solito. Puoi mostrare per favore, se sarà inquadrato dal nostro super regista proprio da vicino, cosa succede in queste due battute alla mano sinistra? Queste sono formule che in Mozart non esistevano, in Haydn. In Clementi c'erano, Clementi che è un riferimento pianistico per il primo Beethoven, ma Beethoven le rende subito super speciali. In questo punto c'è una specie di terza idea tematica che arriva, perché i temi, abbiamo detto, sono il primo, questo con l'ottava ascendente, il secondo di cui abbiamo parlato più volte, e poi alla fine dell'esposizione orchestrale in realtà viene presentato questa specie di tema di corni, come se fosse un tema da caccia, no? Che poi viene inserito nei divertimenti scherzosi. Assolutamente, e tutta la parte finale di divertimento viene costruita su questo, su questa idea tematica dei corni. La suoneremo dopo e apprezzerete, soprattutto in un punto che è quello poi più difficile anche per noi pianisti, di salti abbastanza clamorosi, perché l'altra caratteristica di queste innovazioni pianistiche beethoveniane è proprio l'uso dei salti, per cui anche lo spostamento orizzontale del braccio, il corpo viene usato in modo radicalmente diverso rispetto ai pianisti precedenti. Però mi piace andare a far vedere un secondo dello sviluppo, sì, di questo concerto, perché dopo il divertimento, appunto, che chiude l'esposizione, abbiamo il ritorno dell'orchestra sempre molto assertiva, e che, come in realtà era successo nella prima esposizione orchestrale, che si chiude con una cesura, anche questa riesposizione prima dello sviluppo si chiude esattamente allo stesso modo. Ora, un compositore banale avrebbe fatto entrare il pianoforte, forse con un'altra improvvisazione, e invece no, Beethoven ci stupisce, usa ancora il tema, il primo tema, quel salto ascendente d'ottava. Ancora diverso, il terzo carattere di questo tema. Abbiamo avuto quello galante, cavalleresco, quello più assertivo, quasi appunto guerresco. Abbiamo ora una caratteristica molto misteriosa, molto così speciale, profumata, quasi profumata di mistero in qualche modo. Casualmente, in che tonalità stiamo andando?
verso mi bemolle maggiore, che resta una specie di polo ossessivo. E poi c'è questa cosa timbricamente incredibile, questo oboe che non posso riprodurvi se non vibrando sul pianoforte, su questo splendido fazioni, che è splendido ma non può fare l'oboe, questo dobbiamo dirlo. Certo. E poi sentite un'altra cesura e sentite come entra il pianoforte. Questo legato che tu già stai presentando in maniera direi ottimale, che può essere ancora più levigato e ancora più nascosto nell'attacco del tasto, volendo, anche perché poi contrasta in maniera molto drammatica, ancora una volta molto dialettica, con quello che segue. Consiglio che ti darei su questa parte è veramente di caratterizzare forse ancora di più questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 interventi molto simili, che però armonicamente vanno in direzioni molto diverse e che quindi drammaticamente portano forse a strade diverse. Possiamo provare a suonare forse un po' di più il primo, un po' meno il secondo, poi forse l'ultimo è più drammatico, che porta verso la fine dello sviluppo. Proviamo una volta. Sì, poi la scelta interpretativa sta sempre a te, nel senso che deciderai tu quale punto enfatizzare, in quale punto la direzione è più drammatica o al contrario più chiusa, però mi raccomando sempre che ci sia una differenziazione. Noi quando parliamo accentiamo, chiudiamo le frasi e ogni tanto siamo più retorici o meno, sussurriamo. Quando suoniamo dobbiamo fare esattamente la stessa cosa, è un linguaggio con una grammatica molto precisa. Arriviamo alla fine di questo sviluppo, che è il punto forse più clamoroso di questo primo movimento, in cui Beethoven mette forse finalmente in gioco tutti quegli esperimenti che troviamo nei quaderni di appunti, nei quaderni di esercizi di quegli anni. Possiamo suonare per favore da... Sentite che meraviglia. Orchestra sempre in levare, sincopi. Forse il sol poco più corto, ma esatto. E questo è il punto più incredibile, forse. Tra l'altro un punto che dovremmo chiamare il punto casa Alessandri, perché qua il pianoforte è accompagnato dal corno, e il papà di Antonio è uno stimatissimo cornista, quindi questo è un punto in cui ti senti particolarmente a casa. Ma dobbiamo far notare questo pedale tenuto per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 battute, a creare una sorta di confusione armonica. Io ho provato a fare questa cosa su un fortepiano di Beethoven, le armonie si confondono. Lui giocava anche a queste cose, esperimenti di pedale che poi troveremo
sviluppati straordinariamente in un sacco di sonate, dall'opera 27 numero 2 alla Waldstein, all'incipit del secondo movimento del terzo concerto, per cui i giochi di pedale, mi raccomando, ricordare questa cosa, pedale lungo senza paura. Dobbiamo ricordarci, purtroppo, che Beethoven comunque era un po' più genio di noi, ok? Allora, comunque sia, se ci sorprende, noi non possiamo edulcorare. Lui era più avanti, faceva anche delle cose che tuttora, dopo 250 anni, ci sembrano incredibili, strane, provocatorie. Non possiamo edulcorare. O accettiamo il genio a scatola chiusa, oppure dobbiamo fare altro. Senti, se tu sei d'accordo, io suonerei questo primo movimento del concerto opera 15 in do maggiore, allegro con brio, Antonio Alessandri. Thank you.
Allora, avremmo voglia di suonarvi tutto il concerto, ma per ragioni di tempo non possiamo. Noi vi suoneremo ora, se a voi piacendo, l'ultimo movimento, il rondò, che non abbiamo neanche tempo tanto di spiegare, ma in realtà va più goduto che spiegato. È un movimento brillantissimo in cui l'inventiva beethoveniana scioglie definitivamente le briglie e probabilmente gli accenti sono molto popolareschi. Queste cose che abbiamo chiamato turcherie vengono sviluppate sia in queste piccole cose di transizione prima del ritorno del tema principale del rondò, ma anche nella sezione centrale, che è così straordinariamente inventiva dal punto di vista ritmico. Il tema, facciamo sentire il tema del rondò, che caratterizzato da questi ritmi così piccanti, così, così irregolari e così straordinariamente eccitanti. Thank you.